Beh, se mi avessero detto 27 anni quando quel papà all'Aquila mi lasciò il figlio con problemi di dipendenza, che mi sarei trovato con migliaia e migliaia di giovani in questi anni che sono stati accolti, molti si sono reinseriti positivamente nella società. Anche come coscienze, consapevolezze critiche, no? Verso quella cultura più ampia che determinava il loro disagio. Beh, non ci avrei creduto che non solo che sarebbero passati migliaia di persone e che avessero ritrovato la gioia di vivere loro con le loro famiglie, ma anche che mi sarei trovato poi da 14 anni in Perù. No, dove il centro anche lì si è allargato, è di stimolo, di riflessioni culturali anche per il Perù, e così nella Colombia, a Bogotà, così in Ucraina con i vari centri che abbiamo ormai, sia maschile che femminile, e così pure in Argentina, ormai abbiamo da poco celebrato un anno, no? E tante altre esperienze. Beh, questo significa che ciò che i giovani cercano possono trovarlo e soprattutto la fiducia nella loro dignità, la fiducia nelle risorse incredibili che il Creatore ha messo in ogni essere umano, che sono molto più forti di ogni disagio, di ogni anche situazione di distruzione. Sono irriducibili a volte a situazioni disgregative della persona. Sono energie che hanno bisogno di cura. È come un seme che ogni creatura venendo in questo mondo, un seme che deve essere curato e sviluppato, no? Ed è un seme di positività, di energie positive. La comunità in questi 27 anni, si è occupata anche molto di prevenzione. Quante migliaia, migliaia, migliaia di giovani incontrati nelle scuole, nelle associazioni, quante famiglie, quanti centri di ascolto ancora operanti dove sono punti di incontro e di accompagnamento dei giovani stessi che hanno difficoltà, ma delle loro famiglie, a volte che rimangono troppo sole per un problema più grande di loro. Così pure in questi 27 anni un altro problema affrontato è quello del reinserimento lavorativo. Non tutti hanno avuto la fortuna di famiglie con possibilità di aiutare il figlio nel ritrovare la dignità anche di un lavoro. Quindi attraverso le nostre cooperative, anzi ultimamente attraverso un nostro collaboratore così attento e sensibile che è come Stirpe, Maurizio Stirpe, tra l'altro vicepresidente della Confindustria, che nelle sue fabbriche va reinserendo ormai da qualche anno giovani che non hanno anche più famiglia e che si mostrano anche attenti e come risorse anche dentro il mondo del lavoro di qualità umane, oltre che della stessa responsabilità lavorativa. Bene, sono anni in cui ci fa ricredere nella fiducia nell'uomo. Se ci allarghiamo lo sguardo nelle problematiche umane, sociali, di povertà, in questo allargarsi in cui gli adolescenti si trovano a combattere solo con i mass media, si trovano solo con il web, no? E spesso rimangono soli e rischiano di distrarsi terribilmente da loro stessi, dalla loro identità che va ricercata, va curata. Ognuno è un grande dono del Creatore e Padre per l'umanità. Ma purtroppo spesso la nostra società, le nostre stesse famiglie si preoccupano di quei corpi ben sviluppati, delle menti quasi sviluppate e dei cuori sottosviluppati, i grandi sentimenti che hanno sempre mosso il miglioramento della società e dell'umanità. Beh, purtroppo c'è disattenzione.
e in questo 27° anno io voglio ringraziare anche, oltre ai tanti collaboratori e amici, anche alla collaborazione con il nostro Dipartimento delle Dipendenze, in particolare col dottor Ferravuti, che è stato sempre un amico attento, vicino, e che ha sempre gioito di ogni rinascita di ogni giovane. Quindi si può sperare. Il problema della dipendenza non va affatto diminuendo, non va diminuendo, perché proprio l'altro giorno nella statistica europea dicono che le droghe sono in aumento. È tornata l'uso dell'eroina anche negli adolescenti, con morti di overdose, e questo non solo in Italia, anche in Francia, in Inghilterra. E questo perché? Perché dopo tanti anni ancora non riusciamo a capire cosa cercano i nostri giovani? I nostri giovani cercano la vita. No, se la vita non viene esaltata ma mortificata, o si pensa che vivere può essere sostituito con palliativi, questo renderà sempre insoddisfatti e scontenti i nostri giovani, che rimangono delle sentinelle per la società, le sentinelle, i nostri più giovani, a cui essere attenti come famiglie, come istituzioni, come cultura, come politica. Ringrazio anche l'onorevole Tajani, che oggi è Presidente del Parlamento europeo, che ci è stato sempre vicino, che già più di 10 anni fa aveva fiducia in quello che come comunità in dialogo facevamo, e ci portò anche a parlare all'interno del Parlamento europeo anche perché non liberalizzare le droghe. Bisogna aiutare i giovani a diventare più liberi. Più liberi è un problema educativo, e quindi anche più liberi da ciò che li distrugge, no? E quindi insieme anche a Tajani voglio ricordare quei giovani che da 27 anni con me, dopo aver affrontato il problema, hanno scelto di continuare a collaborare perché altri giovani potessero avere ciò che loro avevano trovato, ciò che aveva ridato a loro la vita. È questa umanità migliore, che migliore perché si è migliorato nonostante le difficoltà giorno dietro giorno. E questo miglioramento è avvenuto perché hanno avuto sempre più attenzione a chi chiedeva, bussava alla porta della comunità in dialogo. E quindi ringrazio a chi c'è stato vicino in questi anni, anche le istituzioni, come dal prefetto e tante altre istituzioni, dal nostro vescovo. E non possono ringraziare Dio, questo padre da cui tutto è nato, perché io da ragazzo ero un adolescente problematico, come sono i giovani che ancora accolgo, e a me salvò la scoperta che Dio era un padre e che mi amava. E forse anche a livello di religione bisogna recuperare l'essenzialità di questo incontro con Dio, al di là anche della ritualità, della dottrina e della moralità. È un incontro che salva l'uomo, l'incontro con l'amore, come Gesù ha voluto manifestarlo con tutta la sua grandezza e con tutta la sua tenerezza da sempre dentro la nostra umanità. Grazie a tutti per l'interessamento.